Riconosciuto ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia fin dal 2001, invalido civile al 75%, il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda, anche se in quel momento egli era privo del permesso dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo, che era stato il motivo per il quale l'INPS aveva negato l'erogazione del beneficio, richiamandosi all'articolo 80,19 della legge finanziaria numero 388 del 2000. Con plurime sentenze della Corte Costituzionale, 306 del 30 luglio del 2008, 187 del 2010 e 11 del 2009, è stata dichiarata incostituzionale la previsione della legge finanziaria 2001, quindi si è riconosciuto allo straniero ricorrente il diritto ai detti ratei arretrati, ossia precedenti al conseguimento del permesso SLP. È stato sottolineato come le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrano nella tutela del diritto alla salute, diritto fondamentale che deve spettare a tutti, senza distinzioni di nazionalità, quindi con divieto di ogni discriminazione nei confronti degli stranieri che pure legittimamente soggiornano nel territorio dello Stato. Questo argomento è stato di recente riaffermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione, sentenza numero 4110 del 14 marzo 2012, sentenza 14733 del 2011.